Senza dubbio quello che dice il mister è legge, se lui ha parlato di determinate cose non sono io qui a dire magari il contrario e devo per forza dargli ragione perché io faccio ciò che mi dice lui, no? Come un bambino viene educato quando un genitore si è piccolo e gli dice quello che deve fare, io sono così, cerco, vabbè dai, quello che è successo per la partita diciamo che sono stati due episodi abbastanza negativi verso di noi perché il tiro di Terrani deviato da Orazio è andato sotto al set, l'altro tiro non so deviato da chi, dal polpaccio mi sembra di De Feudis, sbattuto sul palo è andato a rete, abbiamo cercato di attaccare, attaccare, alla fine siamo riusciti a pareggiarla e magari un pizzico di, non fortuna perché non credo nella fortuna, magari un pizzico di tiro più nello specchio della porta, magari avremmo fatto gol il 3-2 e quindi saremmo qui a parlare di una grandissima vittoria. Loro venivano da un periodo abbastanza negativo, conosco benissimo l'allenatore che ho avuto. Loro erano tutti pro l'allenatore e lottavano anche per lui. Noi siamo riusciti a strappare un punto d'oro, però per come è andata la partita diciamo che siamo più che soddisfatti. Potevamo anche vincerla verso la fine, ma il pareggio ha detto che ci prendiamo un punto e andiamo via. Ecco, un Arezzo che comunque ha confermato di avere grande qualità, no, offensiva. Beh sì, abbiamo dei giocatori in attacco che non sto qui ad elencare la loro potenzialità e il loro rendimento anche nelle scorse stagioni. Quindi sta a noi magari dietro metterli a proprio agio e cercare di fargli fare ciò che loro fanno, ovvero il gol. Sono contentissimo per Mosca che si è sbloccato, sono contentissimo per Poli che ha la terza marcatura. E va benissimo così, continuiamo, continuiamo, già pensiamo a domenica, c'è una Pro Piacenza che ho già vinto, quindi dobbiamo continuare questo trend positivo cercando magari anche di venire a fare risultato anche fuori casa perché non ce lo nascondiamo, non facendo passi falsi cioè possiamo rimanere lì avanti. Qualche rimpianto sicuramente, è dir poco perché siamo partiti male al primo tempo e quindi non siamo contenti sicuramente. Va bene il risultato che abbiamo rimontato, però ci aspettavamo e volevamo fare sicuramente meglio. È andata così, la reazione è stata buona, prendiamo quello che di positivo abbiamo fatto, però dobbiamo ricominciare subito a lavorare forte per migliorare quelle cose che oggi non sono andate. Ecco, questo è stato importante per te anche segnare quel rigore, il primo gol stagionale. Sì, era importante per la squadra e per il momento della partita, quindi c'era ancora tanto tempo, era importante segnarlo. Quindi sono contento che è andata bene, però cioè, ancora non sono soddisfatto, devo cercare di arrivare più volte al tiro e creare più occasioni importanti, quindi lavorerò per questo. Ecco, tra l'altro oggi Sottile ha proposto un rombo a centrocampo con Erpen alle spalle tue di Polidori, chiaramente non è stato un gran primo tempo, però ti chiedo se è comunque un modulo sul quale si può ancora insistere. Ma sì, perché quello che non ha funzionato non è stato il modulo. Avevamo preparato così, dovevamo fare le cose che abbiamo preparato, non ci siamo riusciti. Quindi la questione era più di testa e dobbiamo lavorare su quello, però perché si è visto che ce l'abbiamo, perché quando c'è da tirare fuori gli attributi l'abbiamo fatto, però lo dobbiamo fare dal primo minuto. Ecco, Davide, è innegabile che questa è una squadra che abbia grande qualità, soprattutto offensiva, però in queste prime giornate, no, tante volte magari siete andati sotto, poi comunque avete avuto anche la forza di recuperare, manca forse, no, la continuità sempre nei 90 minuti, è una questione solo di testa dove si deve lavorare. Ma sì, certo che va continuare per 90 minuti, però è difficile da mantenere perché c'è anche un avversario e magari ci sono anche meriti dell'avversario, perché sennò altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Quindi sicuramente dobbiamo migliorare, siamo stati sfortunati sui due gol perché ci sono state due deviazioni, magari però un po' più di attenzione, anche sul secondo c'è stato un rimbalzo fasullo che ha fatto passare quella palla.